Ciao a tutti, benvenuti alla seconda puntata di Radici Pagane per Keltoi Radio. Questa volta parliamo di Beltane. Beltane è sicuramente una delle feste più sentite e viene festeggiata in tutta Europa, anche se con modalità molto particolari, molto diverse. Beltane è la festa in cui gli dei si uniscono ierogamicamente, ovvero in maniera sessuale. Si fondono il principio maschile e quello femminile per dare nuova vita a tutta la terra e quindi alla natura stessa. Per gli antichi questo era un momento molto importante perché grazie a questa fusione divina i campi davano nuovi frutti, le greggi davano nuovi cuccioli e quindi tutta la vita sociale e quotidiana poteva andare avanti senza grossi problemi. Quindi la ierogamia era talmente importante che in alcune popolazioni antiche, soprattutto nell'area medio orientale, si faceva un rituale molto importante. La sacerdotessa principale, in alcuni casi se andiamo in Babilonia, piuttosto che tra i Sumeri c'era la sacerdotessa di Inanna, Ishtar, eccetera, che si accoppiava sessualmente con un uomo prescelto nel popolo. Questo atto di unione faceva sì, tramite la magia simpatica, ovvero che il simile genera il simile, faceva sì che tutto il popolo e quindi tutto il territorio e il regno potessero vivere in abbondanza. La radice Bel del nome Beltane significa lucente, luce splendente, e si ritrova anche nei nomi dei due dei celtici che sovrintendevano appunto alla luce, al fuoco, alla guarigione, erano Belisama e Velenus. Beltane quindi vuol dire luce degli antichi dei, perché gli antichi druidi in queste occasioni solevano accendere grossi falò che richiamavano appunto la luce, perché come abbiamo visto ad Ostara ormai il sole sta salendo sempre di più verso il nord celeste e quindi anche il sole prende forte. Questa è una festa fortemente legata al fuoco. Il fuoco in questa celebrazione serve anche a purificare, ecco perché l'idea di salute e guarigione. Anticamente si ponevano due grossi falò ai lati dei campi e si facevano passare in mezzo i capi di bestiame. Questo rito molto apotropaico serviva appunto per benedirli, consacrarli, ma soprattutto per renderli immuni a tutte le malattie che ovviamente all'epoca potevano causare molti, molti problemi, visto che non c'era un veterinario a portata di mano in ogni villaggio. In alcune zone dell'Europa viene chiamato Beltane, Beltin, Beltane e via dicendo. Questo perché è una festa che si è evoluta, si è sparsa sin dall'antichità in tutta l'Europa, proprio perché era una festività molto sentita. Come Samhain è la festa che porta, diciamo, è il passaggio che porta alla morte, Beltane porta alla vita. Samhain e Beltane segnano le due metà dell'anno, i due inizi e le due conclusioni. Questo perché per gli antichi Celti l'anno era diviso in due mega stagioni, quindi c'era la grande stagione dell'inverno e la grande stagione estiva. Beltane, come abbiamo detto, porta alla vita, quindi tutti i riferimenti, le simbologie sono riferite all'unione dei due sessi e a tutto ciò che è abbondanza e fertilità. Per quanto riguarda l'unione, beh, è abbastanza facile. Noi sappiamo bene cos'è il palo di maggio. Il palo di maggio è un lungo palo di legno che viene infilato nella terra. La tradizione vuole che siano degli uomini a fare questa alzata del palo, con ovvie simbologie e riferimenti fallici. Il palo viene issato e una volta issato vengono sistemati sopra di esso una ghirlanda di fiori e dei nastri che scendono. Durante la danza del palo di maggio si fa in modo che questi nastri, rigorosamente bianchi per gli uomini e rossi per le donne, che chiaramente la cosa simboleggia il bianco del seme maschile e il rosso del ciclo femminile, si intreccino
in un certo modo che non sto qui a spiegarvi perché è abbastanza complicato, e alla fine di questa danza, man mano che i nastri si intrecciano, la ghirlanda che era in cima, piano piano comincia a scendere, a scendere, a scendere, e anche questo quindi è un altro riferimento sessuale. Quindi poi il palo di maggio lo troviamo spesso anche in tempi moderni, sia come palo appunto con i lastri eccetera, o come albero della cuccagna. Mi sembra che sia nella zona toscana, Umbria e Toscana, che sia la festa del paese, tipicamente a maggio. E sia quest'albero della cuccagna, dove gli sfidanti salgono su questo palo e cercano di prendere in cima un cesto pieno di frutta, verdura, salumi, giochi, eccetera. Proprio perché si ha anche qua due simboli fortemente di genere, quindi il palo ancora maschile e il cesto di abbondanza, chiaramente riferito all'utero femminile. Un altro simbolo di unione dei due sessi invece è la tama infilata nella coppa. È una simbologia prettamente medievale. La lama, che non è un simbolo di fuoco ma un simbolo di aria, viene introdotto nella coppa, che invece è un simbolo d'acqua. È molto sottile la differenza, ma originariamente non era una lama che si infilava nella coppa, bensì un bastone che è simbolo di fuoco, perché l'unione degli opposti, riferito appunto all'unione sessuale, è il fuoco e l'acqua, gli opposti che si attraggono. In tempi sicuramente tardi venne introdotta la lama, quindi la spada, il pugnale, eccetera. Diciamo il riferimento a un concetto più maschile, più di forza, non intesa forza creatrice, ma forza un tantino più, fra virgolette, violenta, perché la lama comunque taglia, ferisce, e quindi diciamo che si tratta di una simbologia che fa capo a un patriarcato molto evoluto. Altri simboli di fertilità invece sono antichi, oggigiorno non si fanno più se non in feste prettamente pagane. Una è il salto del falò, dove appunto le donne saltano un piccolo falò all'interno della ritualità di Beltane, e l'altro invece succedeva in tempi antichi, le donne spesso nude correvano per i campi con una scopa tra le gambe. La scopa era rivolta non come vediamo spesso nei cartoni animati piuttosto che nei film all'indietro, ma era in avanti. Era un simbolo fortemente fallico, e quindi questa corsa in mezzo ai campi era sempre un atto di magia simpatica che serviva a fertilizzare tutti i campi con un'unione sessuale, quindi la scopa e la donna. Maggio divenne quindi il mese degli dei, ovvero delle nozze divine. Quest'unione ierogamica era talmente forte che veniva chiamata appunto nozze sacre ed era appannaggio esclusivo degli dei, perciò nessuno sulla terra, nessun mortale poteva sposarsi nel mese di maggio. È per questo motivo appunto che ancora oggi la maggior parte dei matrimoni vengono celebrati a giugno, cioè il mese successivo. In realtà ci sarebbe una data tradizionale dopo la quale ci si può sposare, è il 16 maggio, però chiaramente anche lì ci sono tradizioni diverse, fonti che invece attestano tutt'altre date, quindi per andare sul sicuro ci si sposa tutti a giugno. E ci si sposa a giugno per un motivo, appunto, oltre al fatto che si è dopo il mese degli dèi. C'è la famosa luna di miele. La luna di miele è la luna piena di giugno, che tradizionalmente viene indicata come luna di miele, perché è il periodo in cui le api producono più miele di tutto l'anno, e anche il momento migliore per raccoglierle. Di questo miele si faceva un'enorme scorta e si regalava agli sposi insieme all'idromele, che è un liquore fatto a base di miele. Da questo costume, da questa tradizione, praticamente piano piano negli anni, nei secoli si è evoluta, è cresciuta e è arrivata praticamente intatta fino a noi.
Beltane viene per tradizione festeggiata nella notte che va dal 30 aprile al 1 maggio. Questo perché anticamente i Celti usavano salutare il nuovo giorno a partire dal tramonto del giorno precedente. Questa notte veniva anche chiamata in tempi molto più moderni, siamo comunque nel Medioevo, come notte di Valpurga. È estremamente sbagliato per noi pagani chiamarla così perché Valpurga non ha assolutamente alcun legame con gli antichi riti pagani e soprattutto perché era una santa che veniva invocata dai cristiani per proteggersi, scusate, dalle streghe. E in suo nome venivano bruciate le streghe, quindi sarebbe meglio eliminare questa finta tradizione una volta per tutte. Questa era comunque la festa celtica, quella che veniva festeggiata nel nord Europa, ma cosa succedeva in Italia? Perché anche in Italia veniva festeggiata in maniera un po' diversa. In Italia c'erano i Floralia, in tutto l'impero di Roma veniva festeggiata la dea Flora, era una dea libertina, fortemente lasciva e tutto il suo essere invitava alla gioia di vivere, allo scherzo sessuale. Ovidio la descrive con queste parole. Viene la dea dei fiori, cinta di variopinte colore, e in teatro si usano allora scherzi assai licenziosi. I suoi doni invitano al piacere, ed ella stessa invita al godere dell'età finché questa è nel fiore. Quindi essere nel fiore degli anni, era, diciamo, un concetto esteso dello sbocciare, del rinnovo stagionale connesso alla primavera. I Floralia si festeggiavano a partire dal 28 aprile fino al 3 maggio e si facevano tantissime danze, balli, banchetti, rappresentazioni teatrali e quest'ultima parte in particolar modo era molto sentita. Sul palcoscenico venivano messe in scena delle scenette un po' provocatorie con le attrici che erano le vere prostitute sacre della dea, che ad un certo punto si spogliavano completamente sul palco, ovviamente fra il delirio degli intervenuti. C'erano anche vari scherzi che si facevano fra uomo e donna, era un continuo darsi fastidio in maniera scherzosa, ovviamente un po' maliziosa, e serviva tutto questo a far sì che la gioia di vivere, e quindi anche buttata lì un attimo sulla parte un po' più maliziosa, venisse a galla. Questo serviva chiaramente per trovare il filo logico che univa l'unione sessuale, ovviamente, ma in maniera giocosa, vitale, a tutto quello che invece era la natura, che nello stesso momento che questo avveniva, che tutti questi festeggiamenti avvenivano sia in Italia che nelle popolazioni nordiche, venivano fuori e chiaramente davano questa esplosione di vita. In Italia il Beltane è una festa molto sentita, soprattutto dai neopagani. Viene festeggiata più o meno da tutti e in maniera sempre abbastanza simile. Purtroppo abbiamo pochissimi documenti che attestano di preciso cosa avvenisse nell'antichità, perciò quello che sappiamo è legato più che altro alla ritualità del fuoco e all'unione dei due sessi. Ma in Europa ce ne sono diverse. La più importante probabilmente è quella che si festeggia a Edimburgo. In mezzo alla città c'è una collina chiamata Calton Hill. E nella notte, precisamente fra il 30 aprile e il 1 maggio, si ha questa enorme celebrazione, questa rievocazione con centinaia di figuranti. Ci sono i figuranti che rappresentano i quattro elementi, quindi sono da capo a piedi dipinti del colore dell'elemento prescelto, perciò si fondono tra di loro, ci sono mangiatori di fuoco, si gioca con l'acqua, eccetera. Poi alla fine c'è il corteo degli dèi. Arriva questo corteo meraviglioso con la dea bianca e il Green Man, con dietro centinaia ancora di figuranti, l'ancelle per la dea, i servitori per il dio, e poi arrivano al trono, in un luogo predisposto, dove lì arrivano anche tutte le coppie che vogliono farsi sposare. Perciò questi due figuranti, che in quel momento, bada bene, non sono semplici attori, ma in quel momento loro rappresentano davvero il dio e la dea, e
sposano tutte le coppie presenti. È molto molto bella, consiglio a tutti di andarci. Con questo concludiamo la seconda puntata di Radici Pagane, io vi aspetto per la prossima su Keltoi Radio. Our days, our days, our days.